Una piazza piena, se l'aspettava solamente un mese fa? No, un mese fa sicuramente no, insomma, ma adesso guardando veramente tutto il popolo del centrodestra qui in questa magnifica piazza, veramente mi commuove, mi tocca il cuore. A Regini che cambieremo questa città dovrà ritornare alla normalità nei servizi, ma dovrà rifiorire e essere rilanciata, essere la perla del Mediterraneo. Questo succederà. Rinascere con questa piazza può essere più facile. Sì, è molto più facile e sicuramente dà una spinta ulteriore a tutti quelli che erano indecisi, perché si dimostra che veramente c'è il cuore in questa piazza. Ma guardate, la battaglia è tra centrodestra e centrosinistra, tra Facomadà che chiede di continuare così come ha fatto in 6 anni, lasciando quindi la città sporca con tutti i servizi che ci sono per l'acqua, per i rifiuti, per il verde pubblico, per i cimiteri, per i servizi amministrativi inefficienti, e un'altra persona che dice dobbiamo cambiare tutto, dobbiamo migliorarci, mettere i servizi alla normalità, ma anche rilanciare questa città. La faremo con i fondi europei, lo faremo ottenendo le funzioni dalla regione, le funzioni alla città metropolitana che sono importantissime per il turismo, per l'agricoltura, per la formazione professionale, per il lavoro, e porteremo lavoro in questo territorio. Difenderemo questa città, l'ho detto anche in altri momenti, da chiunque attaccherà la città. Quindi noi non accetteremo di avere risorse inferiori a quello che ci spettano in relazione alla popolazione, e faremo una battaglia per quanto riguarda la spesa storica. Noi non accetteremo più riduzione di somme per questo territorio. Farò un coordinamento in tutte le città meridionali e se c'è necessità faremo un'azione forte all'interno dell'ANCI e fuori dall'ANCI col governo. Si può evitare il ballottaggio? Questa mattina ho fatto un appello a Regina per andare a votare, perché in una situazione così difficile non c'è possibilità di stare fuori dalla mischia. Io capisco che il Regino è disilluso, il Regino ha una disillusione dalla politica. E l'ultimo appello, perché o Reggio si rilancia adesso o Reggio è morta per sempre. Noi dobbiamo fare in modo che ci sia programmazione in questo territorio, capire qual è la visione di questo territorio per far sì che gli imprenditori arrivino in questa terra e portino il lavoro, perché il lavoro è fondamentale per lo sviluppo di questa terra. Non c'è mai stato il ballottaggio a Reggio? È la volta buona oppure no? Ma io non credo al ballottaggio, io vedo un crescente entusiasmo nei miei confronti. Io vedo che le persone adesso mi hanno conosciuto, conoscono il nostro progetto e lo apprezzano in tutto e per tutto. Quindi io non credo che ci possa essere il ballottaggio, perché significa dare ancora fiducia a un uomo che non ha fatto nulla per questo territorio. Reggio Calabria, come stanno le cose? Ma guardi, io su questi, quando c'è un decreto legge, fin quando non viene convertito non sappiamo quello che succede. Che poi il ministro del PD dica che arrivano dei soldi, io sono contento per la città. Sappiate però che per quanto possono arrivare saranno di gran lunga inferiori a tutto quello che il debito mostre che ha portato questa amministrazione. Non sono io a dirlo, ma la certificazione del debito al 31-12-2019 approvata da questa amministrazione porta a quasi 400 milioni di debito. La Corte dei Conti dice che ci sono altri debiti nascosti, che sono quelli delle mancate riscossioni di tasse da 10 anni, da 15 anni, da 20 anni indietro. Quindi queste dovevano cancellare, quindi il debito è di gran lunga superiore. Ci sono altre cose che dice la Corte dei Conti, perché per esempio non sono state accantonate le somme per eventuali sentenze negative di cui l'ente potrebbe avere un risultato negativo. Quindi cioè, qui noi in ogni caso avremo un debito che sicuramente si avvicina ai 460-470 milioni di euro. Per quanto possa essere, anche se il governo desse 200 milioni, io me lo auguro alla città,
il non sarebbe sufficiente, come capite, a coprire se non una parte del disavanzo. Abbiamo finito. Dobbiamo salire. No, ho capito? Ma no, Matteo Salvini è già venuto, sono venuti i rappresentanti nazionali della Lega, mi pare insomma che è stata la più alta rappresentanza nazionale in questo territorio, sono venuti anche gli altri rappresentanti nazionali dei partiti, non vedo, siamo un centrodestra unito e unito ha portato qui le migliori risorse nazionali che aveva ogni partito, quindi io sono arcicontento di questa campagna elettorale e sono convinto che il centrodestra vincerà le elezioni, ma li vince. Grazie.